The following contest is a no disqualifications match and is for the Universal Extreme Championship. The crowd is buzzing with excitement. Buzz is here. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla carriera di WWE 2K19. Come state vedendo, stiamo difendendo il nostro titolo da Best in the World, però è un match per il doppio titolo perché c'è anche il titolo di The Miz, quindi anche per il titolo intercontinentale. Lo stiamo difendendo in un match no disqualification match, però Maryse, Mr. Rush e Elias sono banditi dal ring, quindi possiamo vincere tranquillamente a meno che non si presenti qualcun altro. Adesso stiamo combattendo per due titoli, quindi se vincessimo, dobbiamo vincere per forza, potremmo andare a vincere due titoli, sia il nostro che il titolo intercontinentale di The Miz. Questo credo che sarà un match abbastanza, spero, facile. Come obiettivo abbiamo quello solo di vincere, quindi non succederà niente di... spero non succeda niente durante il match. Vi ricordo che è un match senza squalifiche, quindi possiamo andare a prendere tranquillamente qualsiasi oggetto, ma anche The Miz può farlo. Una cosa che sto notando proprio adesso è che se guardate il colore delle corde, la corda centrale è quella rosa. Questo perché il pay per view di Hell in a Cell si svolge soprattutto nel mese, non credo proprio The Miz, si svolge soprattutto nel mese di ottobre. Per la WWE è sempre il mese per la prevenzione, per la battaglia contro il cancro al seno, quindi hanno messo anche nel videogioco le corde rosa. Un'ottima cosa, perché anche la trovo ottima come iniziativa sempre della WWE, ma anche mi piace con questa cosa che hanno. Io posso tuffarmi? Non posso tuffarmi. Questo te l'ho fatta fare, ehi là, bella questo contrattacco. Ah, mi ha tolto lui, va bene. Room is likely sold out for this one, as there are plenty of superstars with a vested interest in the outcome. Siamo a 6, dobbiamo ritornare nel ring. Siamo a 7. It would be a shame if this ends in a count out, Cole. Ok. He just tosses it without an ounce of remorse. Allora, come al solito, recuperiamo un po' di stamina e andiamo con la mossa speciale. Perfetto. Rirecuperiamo un po' di stamina e facciamogli la mossa finale. Non se l'è fatta fare. Perfetto. Adesso però sì, perché non hai contrattacchi. A meno che... Perfetto. Dai che non ha contrattacchi. Dai che non ha... Beh, non l'abbiamo neanche noi comunque. In questo caso, quando non si hanno... quando nessuno dei due ha contrattacchi, vince chi fa prima tutto, ovviamente. Okay. Possiamo fare lo schienamento? Vediamo. Questo schienamento mi piace troppo. Perché in WWE lo fanno ugualmente. L'abbiamo vinto! Abbiamo vinto senza fare una mossa finale!
abbiamo vinto senza fare una mossa finale, solo con una mossa speciale. Queste vittorie così sono bellissime. Quindi abbiamo vinto il nostro titolo, ma anche il titolo intercontinentale. La prima superstar a detenere contemporaneamente il titolo intercontinentale e, in mancanza di nome più provato, il titolo base. Avrà un bagaglio a mano bello grosso. Come potete vedere, abbiamo vinto due titoli, adesso abbiamo due titoli da anche dover difendere, però. Quindi, ragazzi, vediamo cosa succede adesso. Io direi che già per questo episodio può essere anche tutto, ma comunque vediamo come va a finire questa storia adesso. Perché voglio vedere, non credo che mi lascino con due titoli. Uno me lo devono strappare sicuro. Eccoci qua, Sasha Banks. Ce l'hai fatta, hai tappato la bocca a The Miz. Ma se un altro gli ha strappato il titolo intercontinentale, mi sembra sufficiente. Siamo una squadra, niente male. We did. If you ever need someone to dress up in a ridiculous costume to send a message to one of your opponents, I'm your guy. I'll remember that. Hey Sasha, you mind if I have a moment to talk business with the champ? Okay, Cortegol, yeah, ci vuole cambiare, no, che parlare. Vediamo. Sto pensando di farmi chiamare campione al quadrato, a dire il vero. Detesto fare questa festa, ma secondo il regolamento del WWE è possibile detenere un solo titolo in singolo alla volta. Potrei cercare un qualche cavillo per farteli tenere entrambi, ma Triple H ti costringerebbe comunque a renderne uno vacante. Nessuno sa rovinare una festa come te, mi spiace. Quale vuoi tenerti dei due? Beh, il titolo intercontinentale, ovviamente, è un titolo, vabbè, quello personalizzato. Io l'ho creato apposta per avere un titolo mio, quindi quello lo potremmo anche andare a cancellare per lasciarmi il titolo intercontinentale. Sì, io lascerei il titolo intercontinentale. Immagino non sia stato facile prendere una decisione del genere. Goditi di entrambi i titoli, almeno per questa sera. Thanks. Quindi, ragazzi, abbiamo dovuto eliminare uno. Dando qui il capitolo è finito. Abbiamo dovuto eliminare uno dei due titoli. Ho deciso di eliminare quello che ho creato, appunto perché è stato creato. È stato creato apposta per quell'occasione in cui eravamo senza titoli, quindi siamo rimasti campioni intercontinentali. In ogni caso, siamo nel nostro camioncino. Direi che per questo episodio può essere anche tutto. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, di commentare e di condividere se volete. Ci vediamo al prossimo episodio, sempre sulla carriera di WWE 2K19.